Bene, abbiamo Gianna Fracassi, leader FLC CGIL. Fracassi, siamo qui in questo, nella sede della CGIL nazionale. Si è appena conclusa la prima parte del convegno sui 50 anni dei decreti delegati, in particolare sugli organi collegiali. Tanti interventi. Fracassi, un po' diciamo un punto della situazione su quello che è stato detto e quello che poi si dirà nel pomeriggio. Ma la prima cosa che emerge è che c'è necessità di rafforzare questi che sono strumenti di democrazia fondamentali nelle scuole, e lo stanno continuando a dimostrare anche in queste settimane il lavoro dei collegi dei docenti, devo dire un lavoro giusto nell'impedire per esempio l'attuazione di una riforma sbagliata come la riforma Valditara, ci dice che sono vive vegeti. Certo, sono passati 50 anni, quindi è cambiato il lavoro, sono cambiate molte cose. Una cosa però non è cambiata, e cioè la necessità che ancora oggi nella scuola ci siano e si sviluppino i processi partecipativi democratici. Questa è anche, diciamo così, la missione che i stessi costituenti si sono dati nell'immaginare l'articolo 33, che ci dice la libertà, che individua la libertà di insegnamento come un elemento importante, perché questi sono i due pilastri: libertà di insegnamento e partecipazione democratica. Ragazzi, cos'è che vi preoccupa? Ci preoccupa il fatto che si stanno tentando delle forzature inaccettabili, bypassando appunto gli organi collegiali. È accaduto in queste settimane, molte delle delibere, anzi molte delle adesioni alla filiera tecnico-professionale, faccio un esempio, sono avvenute senza le delibere dei collegi dei docenti, o in molti casi addirittura contravvenendo alla delibera del collegio dei docenti. Io penso che questo sia inaccettabile, e inaccettabile soprattutto da parte di un'istituzione quale il Ministero dell'Istruzione. Abbiamo notizie di dirigenti che si sono avvalse ad esempio di uno dei due organi collegiali del parere favorevole e non hanno tenuto conto del parere negativo, quindi confermiamo. Allora, passiamo anche all'autonomia differenziata. In queste ore sta passando, dopo il sì del Senato, a Montecitorio. Da questo punto di vista anche siete preoccupati? No, noi siamo contrari, radicalmente contrari. Noi lo diciamo, per noi questo non è una giornata da celebrare. Abbiamo visto ieri scene incredibili al Senato. Abbiamo fatto un appello, non solo noi, devo dire, non solo come CGIL, abbiamo fatto un appello ai senatori affinché la scuola non fosse collocata in questo tritacarne, che è finalizzato a smantellare la scuola pubblica e ad avviare un processo di privatizzazione. Quindi oggi, a valle di questo nefasto voto negativo, io dico che rispetto a questo progetto avvertiamo il governo, si troveranno la CGIL, perché noi non ci fermeremo, noi non possiamo immaginare un paese a geometrie variabili e soprattutto un paese dove il sistema di istruzione non è esigibile ovunque e nelle stesse condizioni. Lo dico perché ci sarà il passaggio alla Camera, come giustamente veniva ricordato, useremo tutti gli strumenti democratici. Anche lo sciopero? Se fosse necessario sì, ma non solo lo sciopero, perché noi dobbiamo cancellare questa norma. Bene, grazie Gianna Fracassi, leader FLC-CGIL. Grazie a tutti e a tutte.